Mercoledì 30 settembre 2015. Benvenuti o bentornati sul canale video di Matteo Baudone, in cui commentiamo notizie o parliamo di libri, and so on. La notizia di oggi è una notizia che si riaggancia a una notizia precedente, che è questa. Un pensionato, tale signor Battagliano, è stato multato dall'ispettorato del lavoro per essere stato trovato nella sua vigna a lavorare con degli amici non stipendiati e non contribuiti. La notizia di oggi invece è che una delegazione di una quindicina di persone con slogan e cartelli hanno protestato a favore del signor Battagliano, un pensionato di Castellinaldo d'Alba, in provincia di Cuneo. Ora, la questione è questa: lo Stato fa bene o fa male a garantire alle persone una contribuzione precisa e una protezione verso lo sfruttamento del lavoro? Fino a un certo punto lo Stato fa bene, perché se una persona viene trovata che non lavora secondo canoni previdenziali, pensionistici e contributivi ed economici collegati alla realtà comune del paese, cioè se uno non ha lo stipendio quando va a lavorare per qualcuno, quel qualcuno deve essere sanzionato per fare in modo che anche altre persone non facciano nello stesso modo. La seconda questione in verità è questa: non è possibile che un amico sia d'aiuto a un'altra persona per lavorare il proprio terreno, lavorare la propria azienda? Questa è una domanda difficile a cui rispondere, perché tante volte si può essere tranquillamente delle persone autosufficienti economicamente, socialmente e moralmente. Si voglia dare una mano a qualcuno per avere un'occupazione mentale, ma ci si trova poi di fronte ad essere dalla parte del datore di lavoro multati e dalla parte del dipendente talvolta sanzionati, perché non si è preteso un regolare stipendio. Lo Stato quindi da una parte fa bene a sanzionare certe situazioni, dall'altra è un po' invasivo, perché tante volte non si vuole una contribuzione effettiva di un determinato lavoro e quindi si vuole un lavoro fatto amichevolmente, una persona che dà una mano, punto e basta. Con questo vi saluto, vi rimando alla notizia di domani e ci risentiamo nel 1° ottobre con il nuovo racconto, mi raccomando, sulla raccolta dei racconti.wordpress.com, così si scrive, così si digita nello spazio dell'indirizzo, la raccolta dei racconti.wordpress.com, c'è il racconto di ottobre in arrivo. Vi saluto e vi rimando alla sua lettura. Ciao ciao!